Il derby di Cerni si chiude con un finale rocambolesco e con tanta amarezza da parte dei padroni di casa per l'occasione del Real San Giacomo, che in zona Cesarini sono costretti a dividere la posta in palio con i cugini dello Cerni. La gara tirata sin dalle prime battute ha reso onore ad una stracittadina diventata tradizionale soltanto da pochissime stagioni, ma che di certo non lascia indifferenti i sostenitori di entrambe le tifoserie. In questo caso sono i contradaioli del Real San Giacomo, di più giovane costituzione societaria, ad avere la miglior posizione di classifica con la zona playoff ad un tiro di schioppo, che rappresenta un obiettivo assolutamente prestigioso per la truppa del presidente Giacomucci. I rivali sono attardati di due lunghezze e coltivano ugualmente ambizioni di vertice. Ci sono dunque tutti gli ingredienti per assistere ad una gara tirata ma allo stesso tempo godibile. I biancoverdi iniziano in avanti e si rendono insidiosi con un piazzato decentrato di mister Ottaviano che impegna Del Peschio. Anche dall'altra parte c'è un tecnico giocatore, si tratta di Sasà Praino, che nella replica rosso-blu al tredicesimo imbecca il tiro Zinni, ma anche in questo caso l'estremo di turno Danilo Mancini risponde presente. La prima occasione propizia arriva sulla testa di Scib, che al 22esimo scheggia la traversa sull'invitante traversone di Orunesu. Se il Real si morde le mani per l'occasionissima, lo Cerni passa beffardamente a condurre tre minuti dopo, quando sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di mister Praino, Mancini manca clamorosamente la presa infilando nella propria porta. L'inatteso passivo getta nello sconforto i biancoverdi, che tardano a reagire adeguatamente e anzi rischiano qualcosa sul finire della frazione, quando lo Cerni torna a pungere con l'imperioso stacco in area di Tonto di Mamma, che alza la sfera sul fondo sugli sviluppi del solito calcio d'angolo di mister Praino. Alla ripresa dei giochi il Real perviene al meritato pareggio con Orunesu, lesto a deviare in rete un suggerimento di mister Ottaviano e a far esplodere l'urlo liberatorio dei sostenitori biancoverdi. Le emozioni sono tutt'altro che terminate, come andremo a documentarvi. All'11esimo Del Peschio ha uno scatto felino per negare il raddoppio al Real, insidioso nell'occasione con lo stacco aereo di Scib, che si dispera per l'occasionissima. Lo Cerni, ripartito alla chetichella, si fa vedere a ridosso della mezz'ora col piazzato da limite di Praino, che cerca di suonare la carica ai suoi. Sono del Real in ogni caso le iniziative più insidiose. Al 33esimo, per esempio, Enzo Sabatini, lanciato dalla tre quarti, si ritrova improvvisamente davanti a Del Peschio, ma non coglie l'attimo fuggente e permette all'esperto portiere cernese di risolvere a suo vantaggio l'intricata situazione. I biancoverdi si disperano anche un minuto dopo, quando centrano il palo con Scib, che riesce a trovare lo spazio per la battuta ravvicinata, ma non ha fortuna. La dea bendata sorride ai biancoverdi a ridosso del 90esimo, quando sullo spiovente di Enzo Sabatini il neoentrato Di Pasquale, ex di turno, svetta con tempismo infilando il pallone nell'angolo alla sinistra di Del Peschio. Il Real, che prova a legittimare il vantaggio con lo stesso Sabatini, che si vede respingere il tiro ravvicinato da Del Peschio, trova invece la beffa che non t'aspetti in pieno recupero. All'ultimo assalto rosso-blu, infatti, tutti gli effettivi si riversano in avanti, compreso il portiere Del Peschio, che prova a sfruttare il calcio piazzato del solito Praino. Lo spiovente non è particolarmente insidioso, ma Danilo Mancini è di nuovo sfortunato protagonista, mancando la presa con il pallone che arriva dalle parti del suo omologo, il quale non ci pensa più di tanto, indirizzando nel sacco tra lo sconforto dei biancoverdi e l'esultanza dei rossoblù. Sono deluso per il risultato, se no non posso rimproverare niente ai ragazzi. Abbiamo fatto una buona prova, abbiamo colpito qualche palo, qualche occasione da gol. Dispiace aver preso gol forse al 94esimo, 95esimo, su una palla inattiva, non si sa, è carambolata dentro. Dispiace per quello, però per il resto non posso dire niente alla mia squadra. Niente, cercheremo di rifarci domenica e di continuare il nostro cammino, che fino ad ora, diciamo, è stato abbastanza positivo. Domenica andiamo a Fara, campo in sintetico, sono tra le ultime, però sappiamo che sarà dura perché loro si devono salvare, quindi ce la metteranno tutta pur di ottenere un risultato positivo. Noi dobbiamo riprendere la corsa cercando di arrivare il primo possibile alla salvezza e poi eventualmente toglierci qualche altra soddisfazione, come stiamo già facendo. Una partita dura, si sapeva, un derby molto sentito. E da quando sono venuto a Cerni, sono 2 anni che si parla sempre di questa partita. La società ci tiene, sono 2 squadre dello stesso paese. E è una partita molto sentita. Ogni volta che c'è questo derby io non vedo l'ora che finisca, perché so che è a rischio squalifiche, però devo dire che a differenza dell'anno scorso sono stati 2 derby giocati civilmente, a differenza dell'anno scorso. Però oggi è stata dura, anche perché noi avevamo alcune deficienze in attacco con la mancanza di Tenaglia, la squalifica, e poi durante la settimana
pochi atleti venivano all'allenamento. Comunque sapevamo di incontrare una squadra in palla, so che la San Giacomo, a differenza dell'anno scorso, è una squadra più quadrata, si allena tutti i giorni, è una squadra compatta, faccio i complimenti perché oggi sinceramente meritavano loro qualcosa in più, però purtroppo il calcio finisce e le partite finiscono al 93esimo, poi non so sull'episodio loro contestano, può darsi che avranno pure ragione, ma noi accettiamo volentieri questo pareggio.